Ragazzi, sono un'ape maligna che va a pungere i sederini delle altre persone. E perché lo sto facendo? Voi starete dicendo, starete pensando, oltre al fatto che starete pensando che io sono pazzo. Perché oggi dobbiamo spiare questo pazzo di Gabriel, oh, porca puzzona. Non pensavate, volevate pensare che io stessi per dire una cosa più brutta, tipo porca pu, ma un'altra cosa, vero? Invece non lo faccio perché sono una persona molto family friendly, brava e simpatica. A differenza di alcuni... no, vabbè, dai, scherzo, quelli che li fanno, non voglio insultare i youtuber che li fanno, per carità. Allora, appena mi sa... vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Gabri, comunque, cioè, che non ci può sentire, praticamente, però ora... io lo sto spiando perché vedo che sta facendo cose strane. Io, come sapete, ogni volta so da prima quando Gabri fa le cose strane, perché vedo che già inizia a comportarsi in modi non normali, tipo inizia a shiftarsi. Poi ho visto prima che si era trasformato in un pollo. Voi direte come? Con il disguise, ma perché lo fai? Questa è la domanda, perché come? Ormai su Minecraft ci sono tutte le possibilità del mondo. Si può fare anche l'inimmaginabile, si possono raccontare... eccoci appunto, questo di... assolutamente ragazzi, non pensiate che questo sia un lama, perché fidatevi di me, questo è Gabri. E non l'abbiamo visto trasformarsi, ma fidatevi di me, questo è Gabri, non è un lama. Che anche perché poi i lama non fanno... cioè, nel senso, è Gabri... ecco, adesso si è trasformato in un mini lama. Ciò vuol dire che questo mini lama è un po' puzzone. Porca puzzardona schifosa. Ma cosa... ma è morto, ma è deficiente. Cioè, scusate, ma io non so cosa ho appena visto. Ma tu, cioè, voi avete capito quello che è successo? Cioè, praticamente ha usato l'elitra da quando praticamente era lama e si è schiantato su tutti i muri ed è morto. E io non ho parole. Cioè, vi chiedo scusa per questa cosa. Vi chiedo scusa. Posso capire che possa aver traumatizzato alcuni di voi. Chiedo davvero scusa, non so cosa, proprio cosa dire. Cioè, io immagino che adesso vorreste andare a lavarvi gli occhi con la candeggina. Assolutamente non fatelo, per carità. Non fa, è sbagliato. Per carità, non, mamma mia che cosa brutta che ho appena detto. Però, capisco se voi dite che, insomma, sono cose strane quelle che lui sta facendo. E fidatevi che questa non è Fede, dato che qua nel server ci siamo solo io e Gabri. Questa è un'altra giocatrice che gioca con noi nel server. È una nostra mia amica. Una nostra mia, vabbè, insomma, una nostra amica che però gioca con me su questo mondo bello. E ha fatto anche dei video insieme a noi, però ultimamente non li sta facendo perché è un po' impegnata. E vediamo che Gabri si è trasformata in Fede. Fede, se vi ricordate, l'ultima volta ha fatto anche... abbiamo visto che anche lei ha un collegamento con il Dio Lama. Forse sarà perché... in realtà non lo so il perché, cioè... potremmo... cosa sta facendo? Oh, sta riempiendo le bottiglie d'acqua, avete capito? Ragazzi, lo sto vedendo... Aspetta, guarda, vedete che c'ha una bottiglia d'acqua. Ecco, c'è una bottiglia vuota in realtà. Praticamente le sta riempiendo. Ha riempito le bottiglie d'acqua. Oh, porca puzzarda. Oh, ragazzi, stiamo scoprendo cose sempre più... scusate, devo fermare questa musica perché... devo mettere questa musica molto più sospetta. Davvero, non so che cosa voglia fare lui e perché si sia messo in testa questa cosa. Però sono davvero curioso di capire che cosa abbia in mente. Perché ha una bottiglia in mano e perché si è trasformato in Fede? Cioè, noi abbiamo visto che la scorsa volta lui... no, però si è trasformato in me, ma allora è deficiente? Perché si è trasformato in me, ma è stupido? Cioè, solo io posso essere me, ok? Che adesso sono un'ape, però... perché sta entrando qua dentro? Dai, porca puzzarda, che mo non riesco più ad entrare. Mannaggia, mi devo tippare da lui, per forza. Per forza. Dov'è? Eccoti qua. Oh, ti vedo. Cosa sta facendo? Sembra che sia una cosa molto pericolosa quella che sta facendo. Ma cos'è sta stanza? Ma ragazzi, ma avete visto? Ha usato lo stesso passaggio segreto che abbiamo visto noi in quel video dove praticamente andavo a trovare tutti i segreti del lama e del dio lama. Avete presente? E porca puzzarda! Abbiamo capito una cosa molto importante, ragazzi. Credo, in realtà. Non lo so. Aspettate un attimo, adesso... non lo so, non lo vorrei ancora spostare, sapete perché? Perché oltre al fatto che non abbiamo ancora raggiunto i minuti, ma anche perché dobbiamo capire bene il perché, ragazzi, il perché. Cioè, nel senso, cercare di vedere un attimo come si comporta lui, no? In un normale contesto. Vediamo, questa musica è rimessa, eccoci. Siete trasformato in chiacchiere adesso, ma ditemi voi se è normale una cosa di questo tipo. Adesso chiamo Chiara, anzi adesso vorrei proprio chiedere a Chiara, adesso gli mando un audio a Chiara, aspettate, un audio su WhatsApp per vedere un attimo cosa dice, perché porca puzzarda, adesso vediamo ragazzi insieme a me, cioè nel senso... Chiara, ciao, io sto facendo un video su YouTube e Gabri si è appena trasformato da te, che cosa dici tu in tua discolp, cioè nel senso, per discolpare Gabri, perché si è trasformato, cioè nel senso cosa vuole sto Gabri stupido?
ok, io l'ho mandato, adesso vediamo cosa dice. Perché nel senso, secondo me, Chiara adesso lo benedice. Per dire in una maniera... Oh, si è trasformato anche da angelo. No dai, però non posso però dirlo a tutti. Fede non gli faccio l'audio perché per carità poi magari è impegnata. Poi magari mi manda a quel paese, insomma, per non dire qualcos'altro. Poi dopo mi dice tutte cose brutte, insomma, che non vorreste mai sentire. Però... insomma, meglio evitare. Ma perché si sta trasformando da tutti? Cioè, io capivo magari Fede, ma perché Angelo e Chiara? Ragazzi, cioè, questa è una cosa strana. Intanto sto vedendo se Chiara sta rispondendo, perché è importante cercare... Di nuovo da Dio Lama, porca puzzarda, ragazzi! Dobbiamo cercare di capire il perché si sta trasformando. Sta ballando! Che cosa vuole fare? Che cosa ha in mente di fare? Forse vuole prendere i fiori e mangiarseli, metterseli nel sedere? Forse questa è una delle sue passioni, mettersi nel sedere i fiori per caso? Anzi, lo sposto un attimo per vedere un attimo cosa ha in mente. Gabri, ciao! Dennis, ciao! Come stai? Tutto bene? Bene, bene! Sono contento, praticamente ho visto che ci sono delle situazioni un po' strane che stanno vivendo. Ma cosa sta succedendo? Allora, praticamente io ho visto che c'era una sorta di testa che spuntava fuori dall'acqua. Io mi sono spaventato tutto un tratto perché non me la... Ma come? Sì, una testa. Tu ne sai qualcosa di questa testa? No, non ne so niente io. Ok. Quindi proprio niente. Esatto. Ok, ho capito, va bene. Vabbè, allora niente, ti risposto. Ciao. Ciao, ciao. Molto bene. L'ho spostato subito perché poverino, mi sono rotto già le palle. Dai, però scusami, ma ha visto che era un'ape, forse perché i lama sono inseguiti dalle api. Può essere. Ma Chiara non ha ancora risposto. Chiara fa schifo un pochino. Chiara dovrebbe rispondere immediatamente, se no. Porca puzzarda, dai, Chiara! Chiara, rispondi. È per YouTube. Mannaggia, lei che adesso la va. È per YT, per carità, dai, Chiara, fai schifo un po'. Che cosa sta facendo, Gabri? Ma si è trasformato in Ender Dragon. Sì, Ender Dragon, certo. In un Guardian. Io non l'avevo visto, ragazzi. Questo potrebbe essere un po' un problema. Perché se... Ecco, lo sapevo io. Questa era la testa che spuntava fuori dall'acqua. Ragazzi, sentite, mi ha risposto Chiara. Allora, vediamo cosa ha da dire. Wow, ma come si permette? Ma cosa vuole, Gabri? Quella scrofa che mi copiano. Io non ho parole. Cioè, ti giuro, ha ragione. Lo schiaccio oppure lo faccio entrare in una polpetta. Quando ho tempo. Proprio così. Sì, allora praticamente Chiara ha detto, per chi non avesse capito, perché Chiara ha un linguaggio un po' australopiteco, che schiaccia la polpetta di Gabri, che sarebbe lui Gabri. Allora, adesso sapete cosa faccio? Lo sposto e gli chiedo come mai ha fatto tutto quello che ha fatto, no? Perché è importante. Gabri, ciao. Dennis. Allora, tu adesso mi dici perché hai preso delle bottiglie da là. Ma come fai a saperlo? Io sono quest'ape che ti segue da mezz'ora, sai com'è, allora, quindi... Quale ape? Non ti vedo. Ciao, sono qua dietro io. Ah, ciao. Allora, praticamente, io ho visto che avevi preso dell'acqua da lì. L'avevi riempita, avevi preso delle bottiglie, avevi riempito le bottiglie. E poi sei andato a portarle direttamente in questa stanza. Tu sì, esatto. Mi dici perché cavolo, che cavolo di senso ha fare questa cosa. Porca puzzarda, devo mettere la musica bella però. No, devo mettere una bella musica, ho detto, porca puzzarda. Vabbè, dai, lasciamo questa. Perché l'hai fatto? È perché il dio lama mi ha detto che può manifestarsi solo con l'acqua. Quindi si può far vedere solo con l'acqua, il dio lama? Esatto. Ok, e quindi cosa... Cioè, come hai fatto a parlarci con questo dio lama? Non ti rispondo, me ne vado, sei cattivo. Gabri? Ma se ne è letteralmente andato su da TS. Ma... Ok, scusate un attimo. Scusate per queste pause, ma io mi sono abbastanza scioccato. Cioè, non so cosa dire. Allora, ragazzi, scusatemi, ma che cos'è appena successo? Io credo che... non so cosa pensare, sinceramente. Cioè, perché... Allora, ok, allora, aspettate un attimo. Praticamente, ricapitolando, lui ci ha detto che ha parlato con questo dio lama. E niente, io gli ho chiesto come ci ha parlato e si è offeso e se n'è andato. Ha detto, no, non ci parlo, sei cattivo. Magari non voleva parlarci, magari il dio lama l'ha minacciato. Può essere. In questo caso è meglio fare attenzione con questo dio lama. Non sappiamo che cosa abbia in mente, se magari è un'entità di Minecraft oppure no. Non lo sappiamo proprio. Comunque fateci sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa. Raccontateci voi la vostra versione, perché è molto importante. Magari ci siamo persi qualche dettaglio, ragazzi, è importante.
Se non avete voglia, mettete insomma queste emoji qua, no, che mi mandate a quel paese, a me, capito? Che mi fate capire che non avete voglia di scrivere. È giusto, no? È giusto. Quando non avete voglia di scrivere, mi mandate questa cosa nei commenti. È bello, è bello. Comunque, niente. Iscrivetevi al canale, lasciate like. Anche se non si dice dal 2000 e passa, lasciate like. Cioè dal 1984 circa. Però voi lasciatelo comunque, fa sempre piacere. Commentate, soprattutto, questo è molto importante. E questo, ciao, al prossimo video.